La quiete prima della tempesta. La tempesta. E lo stand di Biancherino, ovviamente, ovunque noi andiamo. Siamo pronti per registrare questo video infinito? Ed eccoci qua, casa nuova, video ricetta nuova. Non so cosa dire, non sono abituata. È il tuo canale? Ti stanno guardando, vorrei dire, milioni di persone, ma questi video non se li calcola nessuno. Ciao mamma, questa video ricetta è per te. Perché alla fine lo guarderà mia mamma questo video. Che cosa facciamo oggi? E perché lo facciamo? 5 ingredienti, 4 ricette, la sfida dei primi piatti romani. B-roll. Faccio un po' le previsioni del tempo per questo video. Al nord cominceremo con un'ottima cacio e pepe. Proseguiremo con la gricia. Nel pomeriggio, se nella mattina non abbiamo finito, sono previste delle matriciane. E infine, verso sera, la carbonara. Ma si dice amatriciana, non matriciana. Dipende. Chi ha comprato queste fantastiche letterine non ha tenuto conto del fatto che non aveva abbastanza A. E quindi vi beccate la matriciana. La cosa stupenda è che per fare questi piatti vi serviranno solo questi 5 ingredienti. Pecorino più pepe e facciamo la cacio e pepe. Prendiamo il guanciale e la facciamo diventare una gricia. Ci aggiungiamo il pomodoro e diventa la matriciana. Prendiamo le uova al posto del pomodoro e diventa una carbonara. Sono passate 3 ore. Sono sveglio da stamattina alle 9 per girare questo video. C'è gente che ti insulterà perché si alza alle 4:30. Si parte dalla ricetta con il minor numero di ingredienti, cioè la cacio e pepe. Attenzione ragazzi, la cacio e pepe nasconde un sacco di insidie. Non mettete troppa acqua nella pentola perché vi serve che sia tutto più concentrato, acqua più amido. Vi servirà per fare la cremina. My best friend is a machine gun. Pepe che sta tostando sul fuoco. La pasta sta pastando. Che buon profumo, ragazzi! Dobbiamo creare una crema con il formaggio aggiungendo l'acqua della pasta. Qui ragazzi è dove faremo risottare la pasta. Più che una cremina dovete fare una pasta spalmabile di formaggio. Questa è la consistenza giusta. Quando mancano 3-4 minuti alla cottura della pasta, completate la cottura risottandola in padella. Nel senso che con una mano tenete la camera e con l'altra cercate di risottare la pasta. Qui è quando solitamente va tutto a schifio. Non vorrei cantare vittoria troppo presto, ma si sta formando già la cremina di suo. E i cuochi veri sull'internet dicevano che fare questo movimento aiutava a far rilasciare ulteriormente amido alla vostra pasta. Chi sono i cuochi veri? Quelli dell'internet. Spengo il fuoco e faccio raffreddare un attimo. Questo è il momento in cui facciamo casino. 20 minuti di questa cosa. La cacio e pepe è ufficialmente venuta. Ora la impiattiamo come dei veri professionisti, poi la assaggiamo. Come dei veri professionisti? Sì. Fammi un po' ernido. Non è la bellezza assoluta? La migliore cacio e pepe che abbiamo mai fatto. Per un attimo pensavo volessi dire è la migliore cacio e pepe del mondo. Mi sembrava un po' troppo spocchiosa come affermazione. Posso dire buonissima. Tanta roba. Cosa stai facendo? Non mi regale la padella, porca miseria. Ma non te la rigo, faccio un lavoro pulito. È il momento della gricia. Stessi ingredienti della cacio e pepe, subentra anche il guanciale. Giano fa l'esperto, ma sta aspettando i suggerimenti da me. Fatta 1000 volte la gricia, cioè. 1000! Milioni di gricie, guanciali, fallimenti. E Mose ragiona. Da adesso in poi, ragazzi, il protagonista assoluto di tutti i prossimi piatti sarà lui. La quantità si va a sentimento, ragazzi. Secondo me è un po' poco. E un solo piatto, ragazzi. Secondo me è un po' poco. So let's go. Se per caso vi venisse il dubbio di aggiungere un pochettino di olio, no, è grasso puro. Montagnola di pecorino come prima. 10 secondi di scoppiettio più bello del mondo.
Capite ora perché non dovete aggiungere né olio e né burro? Quando il guanciale è fatto, ne togliete alcuni pezzi e li mettete da parte. E sui restanti pezzi di guanciale andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Per la gricia, tortiglioni. Scolo la pasta quando è ancora indietro di cottura e finisco di risottare in padella. Oltre a risottare, comincerà anche a condirsi con il grasso del maiale. Facciamo raffreddare un attimo fuori dal fuoco la nostra pastella di pecorino. La sbranghiamo tutta inside. Possibilmente senza verniciare tutta la cucina. Ci devo pensare io? Ci devo pensare io. Wow, guarda che cremosità pazzesca. Gli manca solo la parola. E voi vi chiederete: ma perché un guanciale l'hai tolto e un guanciale l'hai lasciato? Perché così avete due consistenze differenti. E che stiamo a parlare? È un piatto gigante. Giusto. Ci è venuto anche questo? Sa, mangiamo o la finiamo e basta? Se vuoi fare. Siamo diventati master in commander. Ci stiamo dicendo che anche questa qua è la migliore mai fatta. Ma dove da urlo? Il guanciale è croccantissimo ed è una caramella. E il sapore del grasso di maiale unito al formaggio crea una viscosità e un sapore veramente pazzesco. Tra l'altro la gricia è piatto sottovalutato secondo me, perché gli viene sempre preferita la carbonara, la matriciana, la cacio e pepe. Ragazzi, la gricia spacca. Se vi state chiedendo, il grasso del guanciale lo tengo tutto, ne butto un po' perché fa male? Se volete non metterlo tutto, liberi di farlo, che sicuramente viene un piatto più sano. Però ragazzi, la sugna gli dà possenza sto piatto, c'è poco da fare. Ma è il momento di passare alla ricetta numero 3. Abbiamo fatto la cacio e pepe, abbiamo aggiunto il guanciale e l'abbiamo fatta diventare una gricia. Recuperate della passata di pomodoro e facciamo la matriciana. Più l'ingrediente segreto! Franci sta lavando il lavandino perché ha paura che finisca in inquadratura e che si veda quanto è zozzo. Hai nascosto bene le magagne? Non lo so. E per la matriciana? Spaghettoni! 16-17 minuti di cottura! Meno male che hanno scritto che ne vale la pena. Molto bene! Voilà. Disclaimer: Franci si dissocia dall'utilizzo della cipolla nella matriciana, ma io ce la metto lo stesso. Well, I know what I feel. Please tell me your love is real. Ma è un piatto per una persona. Ma la cipolla è importante. Quando il guanciale è pronto lo rimuovete, lasciate il grasso del maiale in padella e sapete che cosa ci mettete? La cipolla. Questo è il momento in cui tutti gli scritti romani ci lasciano. Ciao! La cipolla che sfrigola nel grasso di maiale è una delle cose più belle del mondo. Amanti della cipolla nella matriciana, lo so che ci siete. La cipolla ha cipollato, andiamo di sugo. Il sugo sfrigola. È il momento di buttare la pasta. Quanti minuti? 16. Minchia, 16. Quanto manca? Ci siamo. Spengo il sugo. E scolo la pasta. Vai Franci, falla saltà. E imbrattami tutta la cucina. Ora aggiungiamo il guanciale. Dai, con sto pecorino. Meno male che non lo faccio io, sennò mi avresti già menato. Aggiustate leggermente di pepe, se vi aggrada. E dopo aver dilaniato tutta la cucina, la vostra matriciana è pronta. Si può fare solo quando si girano i video. Nella vita normale questo casino non si può fare. Devo dire che è molto, molto, molto invitante. Proviamo a fare un impiattamento decoroso. Cariecco decornito. Più che il nido mi sembra una capanna. Chi è? Becca testo nido. Da professionisti, eh? Well, I can't get enough. Can't get enough. I can't get enough. I can't get enough. Dai, Franci. C'è un problema. Sì. Questi spaghetti sono lunghissimi. Come faccio a mangiarli in maniera decorosa?
Che buono! Perché è geniale questo piatto? Perché c'è la dolcezza del pomodoro, il grasso del maiale, la sapidità del pecorino, la cipolla ci sta bene anche se non si sogno. No vabbè. E o non è la migliore amatriciana che abbiamo mai fatto? Secondo me sì, ma non lo dico perché non siamo credibili, visto che stiamo dicendo che è la miglior cacio e pepe che c'è mai venuta, la miglior gricia che c'è mai venuta. Siete liberi di non crederci, ma è la migliore amatriciana che ci sia mai venuta. Ed infine, quarta e ultima ricetta, la regina dei primi romani. Siamo un po' tutti commissari tecnici di questa ricetta, ragazzi. Pepe, pecorino, guanciale, mi esce il pomodoro e mi subentrano le uova. A rimetti sull'acqua della pasta. A ritaglia il guanciale. Istruzioni per l'uso per questo video, perché non voglio avervi sulla coscienza. Non vi sparate in un giorno solo cacio e pepe, gricia, amatriciana e carbonara, perché poi i vostri cardiologi me mandano i cesti per Natale, per cui utilizzare con cautela. Andiamo a filmare a piano di sopra? Don't do this at home. Più che altro don't do this at home tutti insieme. Quando il guanciale è pronto lo leviamo. Non buttate via quel grasso perché vi servirà. A questo giro, una delle paste più amate da Giano e più odiate da me, le penne lisce. Ma vieni con le penne lisce! Guarda come l'hai rotto. E ho capito, e devo... Io, ma neanche se ci riprovo mille volte riesco a romperlo così. Sembra una delle cose che ti fanno fare in quarta elementare da portare ai genitori. Non ci dilungheremo sulla ricetta della carbonara. Ognuno la fa come gli pare a lui. Noi faremo 150 grammi di pasta e ci mettiamo dentro tre tuorli. Ma io la fa... Ma tu la fai benissimo a farla come la fai. Tre tuorli, pepe e pecorino. Mescoliamo. A sentimento, secondo me ci vuole ancora un po' di pecorino. E poi un pochetto di grasso. Le penne stanno andando e Giano è in pausa. Questo è il momento cruciale della carbonara, il momento in cui si fallisce o si ottiene la gloria con la carbonara. Prima descrivimelo. E voglio mettere la carbonara. Sì, allora, no? Prendiamo la nostra carbocrema. Carbocrema copyright. Cheat. Ci metto anche il guanciale. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Meno male che l'abbia lasciata per ultima, perché è sempre la migliore. E devo dire che anche le penne non sono male. Passiamo ai secondi? E con questa carbonara abbiamo finito di cucinare quattro primi romani. Sono un po' stanchino. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, accendete la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Ci vediamo al prossimo video. Per tutti i puristi di queste quattro paste, che vorrebbero dirci che non abbiamo nessun diritto di cucinare questi piatti perché non siamo romani, perché lo sappiamo che lo state pensando, venite a dircelo stasera alle 8 in live su Twitch. Siamo contro luce. Non siamo contro luce. No, non ricominciamo da capo. E adesso premi A, E, A, F, lock. La cosa stupenda, ragazzi, è che per fare questi primi piatti che andremo a fare, vi servono, cazzo devo dire, aspetta. Fa cagare. Non so che cazzo dire, puoi anche spegnere. Dai, fammi un po' di lanci fighi, Ti ho capito, con un po' di più di veemenza, se fosse possibile. Ascolta, sono le 3 del pomeriggio, ce la facciamo a girare questa clip? Cagato. Seconda bottiglia di pomodoro. Oggi le apriamo tutte per fare una matriciana per una persona. No, non stavo registrando! Sono uno stronzo. Bene! Il primo è andato. Il primo uovo è andato.